Salve gente, bentornati in un nuovo video, primo trekking del 2023 insieme al socio, come sempre, sempre fedele, sempre presente. Siamo nel selvaggissimo parco d'Abruzzo, destinazione Lago Vivo, sperando di trovare effettivamente il lago. Alla fine è soltanto un lago effimero creato dallo scioglimento della neve che quest'anno comunque tarda ad arrivare. Speriamo che va tutto per il meglio. Un sentiero ad anello di 12,6 km con 700 metri di dislivello positivo, tutto molto fattibile, temperature più che primaverili, e ci vediamo lungo il sentiero. Super carichi come sempre quando veniamo qua nel parco d'Abruzzo. Io e Roby parliamo all'unisono perché non so, soprattutto oggi in questo caso il sentiero, nonostante sia in un bosco molto aperto, molto soleggiato, molto panoramico, ogni tanto ci stanno questi scorci sui Monti della Meta, è fantastico. Adesso è da circa mezz'ora che abbiamo abbandonato la carrareccia iniziale, siamo ufficialmente sul sentiero. Credo che tra circa 40 minuti ci fermiamo per una breve pausa, pausetta veloce per mantenere l'organismo attivo a livello di alimentazione. In realtà questa è una cosa che non facciamo mai, non mangiamo mai quanto e quando dobbiamo. Mi sembra di capire che il socio si sta divertendo un bel po', a giudicare dalle posizioni che sta assumendo per fotografare i faggi. Da qui non mi rialzerò mai più. No, se questo ti costerà tutta la fatica del giro di oggi. No, davvero raga, gran bel giro, poi è tutto molto segnato, molto accessibile. Certo, sicuramente in estate sarà pieno, è un giro molto turistico, come la maggior parte dei posti turistici e dei trekking turistici diventano turistici forse proprio per la bellezza del paesaggio, del posto. Però, come dico sempre, farlo fuori stagione, insomma, ha i suoi vantaggi, come nel nostro caso. Mamma mia! Cioè, raga, ma ci rendiamoci conto? Mamma mia! Oddio! 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 Prima di continuare con il video però volevo parlarvi del nuovo partner del canale che da qualche settimana ha iniziato a supportare le mie avventure lungo il sentiero. Sto parlando di Vipol, un'azienda leader nel settore dei bastoncini da trekking che nasce nel 2006 e produce bastoncini appunto da trekking e da Nordic Walking. Abbiamo iniziato a collaborare insieme per portarvi qui sul canale i loro prodotti durante tutte le mie escursioni. Nordic Walking, trekking, alpinismo e vie ferrate. Bastoncini per tutte le situazioni, per tutte le taglie e soprattutto per tutte le attività. Ovviamente non poteva mancare la produzione di bastoncini in carbonio ultra leggeri che proverò a breve. Vi invito a dare un'occhiata sul loro sito internet che vi lascio qui sotto in descrizione per togliervi ogni dubbio, non esitate a scrivermi. Grazie Vipol per la collaborazione, continuiamo con il video. Sì, vedrò. No, prova caffè perché abbiamo trovato lo spot panoramico. Cioè, questo tipo di spot, cioè il caffè qua è doveroso, assolutamente. Pausa fritti di Natale come sempre perché ormai ce l'abbiamo un bidone a casa, li dobbiamo smaltire. Cioè che scorci ragazzi, che scorci. Caffettino preso, colazione fatta. Direi che possiamo ripartire tra un'oretta e mezza, un'ora e 40 al massimo. Saremo al Lago Vivo, dove troveremo anche la fonte dei piselli, la fonte dei... No, la fonte degli uccelli, sì, che più o meno è la stessa cosa. Insomma, ottima giornata di sopralluogo. Guardate che esercito di rocce che c'è qua. Roby si sta addentrando. Questi sono i terreni più scomodi dove camminare, che sono proprio delle lame. Com'è? Panoramico? Eticamente non so se deve andare. Ci fa paura.
Aspetta, ne voglio fare un'altra, fermo. Siamo arrivati al bivio con il sentiero K5. Abbiamo incontrato anche una guida del parco che, insomma, a cui abbiamo scroccato alcune informazioni e ci ha detto che, ovviamente siamo quasi arrivati, siamo a 10 minuti dal lago Vivo, e mi ha detto che c'è l'acqua a pieno regime, quindi siamo felicissimi. L'unica cosa è che alla fonte degli uccelli ce n'è pochissima. Vediamo un po' com'è messa la situazione. Comunque noi le scorte d'acqua ce l'abbiamo, perciò no problem. Giro per adesso bellissimo, cioè raga, veramente qualcosa di fenomenale. Io come sempre vi consiglio di venirci un po' fuori stagione, un po' dopo che si sia svuotata dal turismo estivo, diciamo. Vi ho incontrato 7 persone, quindi direi che è perfetto in questo periodo. Ragazzi, ci siamo. Il lago è questo davanti a noi, lo scorcio penso sia il più panoramico per il momento. Continuiamo la discesa, cioè siamo assolutamente esterrefatti. Me l'aspettavo qualcosa tipo lago della Duchessa, no? Qualcosa di simile. Ma il lago della Duchessa ormai è una fogna a cielo aperto, purtroppo. E invece qua, anzi, adesso non rende, raga, non rende, mi dispiace per voi, ma non rende. Infatti qua è, cioè, questo è ghiacciato qua per terra. È completamente ghiacciato. Che meraviglia, sembra un lago alpino. Che ci fai, Gabrine? Che ci fai, Gabrine? Vedete, dicevo proprio adesso a Roberto, no? L'esplorazione. Credo di venire in montagna proprio per il fascino dell'esplorazione. Perché d'accordo, ognuno di noi ha i propri posti del cuore, no? Dove torna sempre volentieri. Venire in un posto nuovo vi dà una scarica di adrenalina non indifferente. Tutto molto particolare e io sono strafelice di aver raggiunto un altro posto alla mia libreria di ricordi. 4 gennaio 2023. Prima escursione del 2023, un capolavoro, e non vedo l'ora di fare il sentiero, insomma, che ci riporterà poi a valle per chiudere l'anello. Sono stracurioso. Ragazzi, io ho intrapreso la discesa che è bella lunga, sarà un'oretta di discesa circa. Il lago Vivo era qualcosa di fenomenale. Sono stato 20 minuti in silenzio a sentire lo scricchiolio del ghiaccio e è stata un'emozione davvero davvero unica. Tra una mezz'ora sono alla macchina e chiudiamo l'anello. Roberto un po' più avanti che mi aspetta. Che giro panoramico completo al 100%. Poi diciamocelo, non è che sia tutto questo grande divertimento questa discesa nel bosco. Carino, sì, davanti a noi si vede a malapena il Monte Greco, siamo proprio a ridosso del lago di Barrea e quindi non mi sto mostrando niente proprio per questo motivo. Il bello era proprio su al lago. Ragazzi, non avete davvero idea di quello che mi è successo oggi al Lago Vivo, ma non sono ancora pronto per parlarvene, forse un giorno vi racconterò l'intera storia, sono stati momenti duri.
Ragazzi, direi che proprio qui, all'imbocco della strada asfaltata, ci possiamo salutare. Avventura assurda per certi versi, ma come vi ripeto ve lo racconterò più in là. Grazie per essere stati con me lungo il sentiero, mi raccomando seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ed ecco finalmente il lago di Barrea e il Monte Greco.